Oggi abbiamo presentato in Consiglio regionale un'interrogazione che nasce da un'esigenza che è ancora stringente, che è quella delle esondazioni del fiume Seveso che vanno a insistere sul comune di Milano e precisamente nella zona nord, nella zona Niguarda. Oggi c'è un progetto che per risolvere questo problema prevede la realizzazione di 4 vasche di delimitazione nei comuni a nord di Milano. E una di queste vasche è collocata nel comune di Senago. E da qui nascono, da questa vasca, dalla vasca di Senago, nascono diverse criticità. In primo luogo perché è una vasca che è collocata all'interno di un parco, del Parco delle Groane, e lo stesso parco ha sollevato in più occasioni le proprie perplessità. È una vasca che tra le quattro non è sicuramente la più grande, ma al tempo stesso è la più costosa. E quindi non si capisce per quale motivo si debba partire proprio dalla realizzazione di questa vasca. E poi, no, aspetta. Un altro aspetto importante da mettere in evidenza è quello che analizzando le ultime 10 esondazioni che si sono verificate nel comune di Milano, nella zona Niguarda, abbiamo verificato che anche se si fosse realizzata la vasca di Senago, per 7 di queste 10 esondazioni, il problema si sarebbe comunque riproposto, quindi Milano sarebbe finita nuovamente sott'acqua. Quindi questo vuol dire che la vasca di Senago non è efficace perché non risolve il problema, sarebbe stata utile solamente in 3 casi su 10. Nonostante un costo elevatissimo di 30 milioni. Tra l'altro, un grosso costo di intervento, ma anche un grande costo di manutenzione, perché è stato stimato che costerebbe a Regione Lombardia mantenere la vasca di laminazione in buono stato 400.000 € ogni anno. Noi crediamo che ci siano altri interventi che costano molto meno e che possano risolvere questo problema. Tra l'altro, la forte criticità che ha questo intervento, la realizzazione della vasca di Senago, è che arriverebbe anche lunga per Expo, vale a dire che verrebbe realizzata non in tempo utile per l'esposizione universale. Questo vorrebbe dire esporre Milano di fronte a un grosso rischio e una grossa figuraccia. L'unico intervento, secondo noi, fattibile, realizzabile, che costa poco e che potrebbe essere realizzato in tempo utile per l'Expo, è quello dell'adeguamento del canale scolmatore. Un adeguamento che costa molto meno e che, ripeto, potrebbe essere fatto con meno risorse e soprattutto in tempo utile, e che ci consentirebbe di evitare una brutta figura quando tutti gli occhi del mondo sono concentrati su Milano.